Salve a tutti amici di Professione LED, questa sera ci troviamo in provincia di Padova e vi facciamo vedere una nostra nuova realizzazione che abbiamo montato su una rotonda. Come potete vedere abbiamo utilizzato le strisce digitali, la rotonda è molto ben diciamo illuminata, il comune ha fatto un lavoro egregio. Noi abbiamo sempre su progetto con il comune aggiunto delle strisce, adesso vi faccio vedere la motivazione. Allora, questo è un incrocio, una rotonda con quattro incroci, come potete vedere, e quindi ha bisogno di essere, diciamo, ben monitorata. Allora, noi abbiamo inserito, adesso aspettiamo che passino le macchine, ecco, attraversiamo, noi abbiamo inserito delle strisce di segnalazione, di invito alla corsia. Quindi chi si trova ad arrivare, come in questo caso, ha l'invito per andare verso il senso di marcia. Questo in modo da agevolare l'uscita dalla rotonda e soprattutto dare un senso di, fra parentesi, chiamiamolo così, di pericolo, in modo da affrontare la curva della rotonda in maniera magari di rallentare e dare il precedenza, che è sempre segnalato, ma purtroppo nelle rotonde molto poco viene rispettato, e a causa purtroppo di questo vengono poi avvengono degli incidenti. Quindi abbiamo inserito questa striscia. Adesso vedo se riesco a farvi anche un dettaglio dell'installazione. Ecco qui, come potete vedere, abbiamo messo il profilo in alluminio con la sua staffetta per tutta la lunghezza, sono inviti da 5 metri cada uno. Poi ovviamente l'abbiamo installata e poi qui c'è tutto un lavoro che voi non vedrete, ma qui esce il corrugato dei collegamenti e poi i collegamenti vanno a finire ovviamente in una zona dove ci sono i pozzetti con l'elettricità, e questo qui ovviamente poi è il risultato finale che voi potete apprezzare. Ecco qua. Adesso mi tolgo dalla rotonda perché è un po' pericoloso, più velocemente possibile, e vi faccio apprezzare nuovamente dalla visuale dell'automobile com'è l'invito alla curva. Ecco qui, quindi dà una bella visione. E in realtà il telefonino, diciamo, raccoglie molta luce dei lampioni che sono molto luminosi, quindi non dà l'effetto molto bene, ma vi posso assicurare che si vede anche da grande distanza. Ecco qui, vi faccio vedere, adesso vedete, c'è una macchina che sta illuminando, incuriosito ovviamente, ha rallentato. Grazie a tutti per seguirci anche su questo video, come sempre poi in descrizione vi lascio i link dei prodotti utilizzati per questa realizzazione, lasciateci un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al mio canale. A presto!